Signore se lo dà. Gloria a Gesù, alleluia. Grazie Dio benedetto perché hai guidato i nostri passi in questo luogo. Grazie, oh Signore, perché anche stasera possiamo riunirci nel nome di Gesù ed annunciare l'Evangelo. Oh Padre, prendi in mano questa riunione. Oh Signore, glorifica il tuo nome. Continua, oh Signore, maggiormente ad operare in mezzo al tuo popolo. Noi te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Il nostro principio nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo, un solo Dio, che è benedetto in eterno. Amen. Cantiamo il cantico 371. Ringraziamo, Signore, delle cure che manifesti verso di noi giorno dopo giorno, dandoci forza, Signore, sollevandoci nelle nostre difficoltà. E ti ringraziamo, Signore, perché questa sera possiamo elevare a te la lode del nostro cuore. Ti ringraziamo, Signore, per Gesù, il nostro meraviglioso e unico Salvatore, per il quale, oh Signore, in questa sera fiduciosi, in piena libertà, possiamo accostarci al trono della Tua grazia e presentare, oh Signore, quello che è sul nostro cuore, quelle che sono le nostre richieste, quelle che sono i nostri desideri, le nostre aspettative. Signore, Ti ringraziamo per questa fiducia che possiamo avere in Te anche in questa sera.
Ti preghiamo anche, oh Signore, per questa meravigliosa opportunità che ci dai di annunciare la Tua parola. Siamo sicuri, oh Signore, siamo certi che la Tua parola ancora questa sera è potente a liberare, a dare pace, a illuminare ogni cuore, oh Signore, che ha bisogno di Te. E questo è il nostro desiderio, questa è la nostra preghiera, che Tu voglia ancora in questa sera mandare la Tua parola, oh Signore, sospinta dal Tuo Santo Spirito. Voglia Tu raggiungere molti cuori, quanti cuori in questa sera sono qui in mezzo a noi, bisognosi del Tuo intervento. Signore, noi Ti preghiamo che Tu voglia operare, voglia rispondere ad ogni supplica, ad ogni grido del nostro cuore. Ti ringraziamo, Signore, perché Ti abbiamo trovato fedele. Siamo certi, oh Signore, che Tu continuerai ad operare nella nostra vita e noi continuiamo a dare a Te tutta la gloria nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Cantiamo un altro cantico, il cantico 283. L'anima nostra sia riempito del pane della parola. Amen. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio e leggere nel Vangelo secondo Luca, capitolo 22, dal verso 49. Or quelli che erano con Gesù, vedendo che stava per, quel che stava per succedere, dissero: Signore, percoteremo noi con la spada? E uno di loro percosse il servitore del sommo sacerdote, gli spiccò l'orecchio destro. Ma Gesù rivolse loro la parola e disse: lasciate, basta. E toccato l'orecchio di colui lo guarì. E Gesù disse ai capi sacerdoti, ai capitani del Tempio e agli anziani che erano venuti contro a lui:
voi siete usciti con spade e bastoni contro di me come un ladrone, mentre io ero ogni giorno con voi nel Tempio. Non mi avete mai messe le mani addosso, ma questa è l'ora vostra, la potestà delle tenebre. E fermiamo la nostra attenzione su questo particolare dei versi 50 e 51. E uno di loro percosse il servitore del sommo sacerdote e spiccò l'orecchio destro. Ma Gesù rivolse loro la parola e disse: lasciate, basta. E toccato l'orecchio di colui lo guarì. E ancora in Giovanni capitolo 18 al verso 10 c'è un riferimento a questo particolare evento. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo sacerdote recidendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Di quest'uomo sappiamo pochissimo, ma sappiamo prima di tutto, per molto tempo non si sapeva il suo nome, poi abbiamo scoperto la sua occupazione, che era servo del sommo sacerdote, e soltanto Giovanni, scrivendo il suo Vangelo, precisa l'altro particolare, che si chiamava Malco, e a colpirlo fu Pietro. Gli altri evangelisti non ne parlano. Giovanni riporta questo nome probabilmente perché lo conosceva, ma non parla della guarigione, però sembra sottintesa per il fatto che ha citato questo fatto molto tempo dopo. Luca, che invece è il diletto medico, si informa accuratamente di ogni cosa dall'origine e ispirato dallo Spirito Santo, sottolinea questo fatto nel suo Vangelo. La parola di Dio è perfetta. Lo Spirito Santo al tempo opportuno rivela a noi, mediante la parola, i particolari di certi aspetti. Questo Malco è una di quelle figure di cui non sentite mai parlare. E perché? Perché dal passo che abbiamo letto abbiamo scoperto che stiamo parlando dell'arresto di Gesù nel Getsemani, e tutta la faccenda della sua passione, e siamo tanto colpiti e psicologicamente coinvolti dall'arresto di Gesù che poco si riflette su questa guarigione, che è poi l'ultima opera di Gesù prima del Calvario. Malco era uno di quelli che fece parte della banda che andarono ad arrestare Gesù. Fu maldestramente, improvvisamente colpito e ferito da Pietro, uno dei discepoli. Gesù deve intervenire, meno male che quando noi discepoli del Signore sbagliamo o facciamo quello che non dovremmo fare, il Signore interviene sempre e risolve i problemi. Tocca l'orecchio reciso di Malco e lo guarisce. La guarigione, come tante altre guarigioni di Gesù, non fa molto eco. E per almeno 50 anni, mezzo secolo, non si sa nulla, fino a quando Luca, ispirato dallo Spirito Santo, riesce a conoscere questo particolare e lo spiega. Voi dite: ma perché? Perché la parola di Dio è perfetta e il Signore al momento opportuno ci spiega le cose che sono importanti da sapersi. Ora, la storia non afferma che Malco si sia convertito, ma il fatto che il suo nome appaia nel Vangelo, l'ultimo Vangelo scritto, come testimonianza suprema, e questo Giovanni lo cita. Questa è la storia. Ma che possiamo trarre da questa storia? Alcune considerazioni. Perché la sua storia è emblematica. È una storia tanto simile alla nostra storia, la tua storia e la mia storia, nei rapporti con Gesù.
Anche noi, come Malco, facevamo parte del gruppo nemico di Gesù. Forse come lui non eravamo in prima fila fra quelli che lo perseguitavano. Forse non eravamo neanche i peggiori, ma legati ad altri che volevano che di lui non si sapesse più nulla. Il mondo è così. Si parla di Cristo, danno diverse opinioni di lui, ma la maggior parte della gente non vuole avere nulla a che fare con lui. È un personaggio della storia, si possono pubblicare molti libri su di lui, ma non assolutamente vogliamo essere suoi discepoli, questo dice la gente. Essere discepoli di Gesù è qualcosa di molto, molto personale, molto importante e è il risultato di una scelta personale che ciascuno di noi deve fare. Ma come Malco, ancora di più, forse siamo stati scandalizzati e feriti profondamente da qualcuno che si era detto e si è detto il seguace di Cristo. E forse per questa ragione alcuni hanno lasciato la fede, hanno perduto ogni contatto con Gesù per la cattiva testimonianza e le cattive opere di quelli che dovevano seguirlo e invece non l'hanno seguito. Hanno fatto qualcosa che era contrario a quello che Gesù ordina. Il problema più grosso qual è? È che molto spesso noi facciamo la confusione fra quello che è Gesù e Dio e quello che è la religione. Ora molto spesso ce la prendiamo con gli uomini che parlano di Gesù e pensiamo che confondiamo che lui sia come loro. No. Gesù è il perfetto Salvatore e Gesù ha detto guai a chi si sarà scandalizzato di me. Quindi non possiamo assolutamente fare questa mescolanza di idee, ma la maggior parte della gente, perché è scandalizzata degli uomini, abbandona Dio e abbandona il Signore e non vuole avere più nulla a che fare con Lui. Povero Malco, non si aspettava che lì qualcuno lo ferisse. Era poi una persona non importante, perché lì c'erano addirittura i capi sacerdoti, i capitani del tempio, gli anziani, ma invece lui fu quello che fu colpito. Generalmente sono sempre quelli che nessuno pensa che possano essere colpiti, ma che sono colpiti in profondità. Pietro gli stacca l'orecchio. O colpisce l'orecchio e lo ferisce. Come Malco, anche noi immediatamente dopo questa sofferenza svalutiamo il messaggio e la dottrina di Gesù a causa della cattiva testimonianza di qualche discepolo. Quanti hanno detto, se io debba andare in quella chiesa dove c'è gente che non è a posto e che non si comporta bene, io lascio tutto. Ma tu puoi lasciare gli uomini, ma non devi mai lasciare Dio. Non mescolare mai gli uomini e le loro debolezze, le loro fragilità, le loro reazioni con quello che invece è Gesù, che attraverso tutto il tempo della tua vita può essere il tuo Salvatore e il tuo Salvatore per l'eternità. Ma Malco non si aspetta assolutamente che qualcuno intervenga per lui. È un momento tragico, un momento così tragico che assolutamente pensa che nessuno si preoccuperà della sua ferita e del suo orecchio, perché ci sono cose più importanti, perché vanno per arrestare Gesù. È un atto veramente eccezionale
del mondo religioso dell'epoca e che deve assolutamente essere importante. Possono ricordarsi di me, ma benedetto sia il Signore. Tu puoi essere la persona meno importante della terra, ma Lui si preoccupa anche di te, perché si preoccupa anche delle cose minime che possono accaderti. E Gesù rivolse la parola ai suoi, due parole: lasciate, basta. E i discepoli si fermarono, perché in precedenza un giorno Gesù aveva detto: sapete, è tempo che vi comprate delle spade. E allora si presentarono a Gesù e dissero: Signore, ecco due spade, così possiamo combattere. E anche in quel caso Gesù disse basta, perché lui parlava di cose spirituali e questi poveri discepoli pensavano di ragionare in modo terreno ed umano. E dopo aver detto queste parole, toccò l'orecchio di Malco e lo guarì. Intervenne improvvisamente e curò la sua ferita, lo curò in un istante. Era stato colpito da discepoli infedeli, magari per ignoranza e cieco fervore, ma Gesù intervenne. Pensa un po' alla tua storia. Eri forse scandalizzato della religione, del mondo, dei religiosi, o di qualche discepolo che t'aveva scandalizzato con le sue azioni? Ma gloria sia al Signore che Egli viene e viene a guarirti, viene a stendere la sua mano inaspettatamente, improvvisamente, come Lui solo sa fare, per operare istantaneamente e guarirti. E quel Gesù, che quel giorno in quella situazione così difficile, non pensò a se stesso, ma pensò a un povero uomo sconosciuto da tutti, ma non sconosciuto da lui, è lo stesso Signore che stasera si ricorda di te, del tuo problema, del tuo travaglio, della tua delusione, della tua sofferenza, anche degli scandali che tu hai potuto subire, e immediatamente vuole guarirti e guarirti per sempre. Questo è l'unico miracolo, l'ho detto, che Gesù fece per ristorare un uomo che era stato ferito inaspettatamente. Io non so se qui c'è qualcuno che è ferito dentro. Le ferite esterne si vedono, ma ci sono ferite interne che nessuno riesce a vedere tranne colui che è il nostro Creatore. E queste ferite interne che sono in profondità dentro di noi e che in qualche modo ci fanno soffrire più delle ferite esterne, possono essere curate da colui che ti conosce, ti ama e ti raggiunge quando tu pensi che nessuno possa più raggiungerti. Come Malco, noi qui presenti nella stragrande maggioranza abbiamo scoperto una grande verità, che non possiamo porre la nostra fiducia sugli uomini, ma possiamo sempre riporla su Gesù. Gli uomini, buoni e cattivi, religiosi e non, apparentemente discepoli e poco fedeli o molto fedeli, il migliore degli uomini può offenderci e può colpirci. Ma noi la nostra fiducia la mettiamo unicamente in colui che non può venire mai meno. La nostra forza, il nostro sostegno, la nostra speranza, la base stessa della nostra vita è questa esperienza profonda. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ecco, io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine del mondo. Gesù Cristo lo stesso ieri
oggi e in eterno. È importante, fratelli, che noi impariamo questa grande verità, e se c'è qualcuno stasera che è stato ferito, forse è venuto qui soltanto perché per un atto di gentilezza per chi l'aveva invitato, ma in realtà dice no, io la religione no, c'hai ragione, la religione no, ma la fede in Gesù sì. C'hai ragione che forse sei delusa dagli uomini, anche da quelli che sembrano i più buoni e i più capaci. Sei stato ferito inaspettatamente da qualcuno a cui avevi posto la tua fiducia. Non ti preoccupare, c'è qualcuno a cui puoi porre la tua fiducia, perché Egli è il Signore della gloria. Come Malco, noi che siamo qui, la stragrande maggioranza, ci siamo accostati a Gesù. Eravamo anche noi, appartenevamo anche noi al gruppo dei denigratori di Gesù. Ma poi, in un momento, siamo diventati suoi simpatizzanti, o per usare un termine moderno, suoi fans. La gente ha tanti idoli, i sociologi hanno parlato di idola e il mondo è pieno di idoli, ma noi amiamo solo Gesù. Riconosciamo che Lui è la sorgente della vita, riconosciamo che Lui è soltanto colui che può aiutarci nei momenti più difficili. Malco era andato con questo gruppo per arrestare Gesù. Apparteneva a un gruppo che era contrario a Gesù. E in un momento, nonostante tutto, fu ferito da uno dei seguaci di Gesù, ma fu beneficato da colui che era andato ad arrestare. Perché Gesù è il Signore amorevole, che non si preoccupa mai dei problemi che avvengono intorno al mondo. Era quella l'ora delle tenebre, dirà, ma proprio nell'ora delle tenebre Egli ancora opera, proprio nell'ora delle tenebre Egli ancora manifesta la sua potenza, proprio nell'ora delle tenebre Egli è pronto a manifestare la sua gloria. Non viviamo in giorni felici. Dalla faccia della terra è scomparsa la gioia. La vedete la gente per la strada? Non trovate gente allegra. L'allegrezza vera viene dalla serenità del cuore e il mondo non è sereno. E in mezzo ad un mondo così triste, ansioso, tragicamente impegnato in tante idee che non riescono assolutamente a soddisfarlo, c'è ancora una speranza. Malco non avrebbe mai potuto aspettarsi che Gesù poteva guarirlo. Però quello che non si aspettava avvenne. E io mi auguro che stasera qualcuno di voi possa scoprire questa mirabile figura del Figlio di Dio. Noi non parliamo del Cristo di ieri, parliamo del Cristo presente in mezzo a noi. Gesù non è solo morto, ma è risorto. Non solo è risorto, ma è vivente. Non solo è vivente, è alla destra del Padre e intercede per noi. Questa realtà è una realtà importante. Dire che Gesù è vivente alla gente di oggi sembra quasi una pazzia, ma per noi è vivente. Perché l'abbiamo invocato e ci ha risposto. Per noi è vivente perché eravamo feriti e ci ha guarito. Ha guarito l'anima nostra, ha guarito il nostro spirito, ha guarito anche fisicamente, perché la sua opera è un'opera perfetta.
per mezzo delle sue lividure noi abbiamo ottenuto la guarigione. E Malco, di lui non sappiamo nulla. Sappiamo però di questa testimonianza di Giovanni, che scrive il suo Vangelo quasi alla fine del primo secolo. Sono passati almeno 30 o 40 anni. Ma lo Spirito Santo lo spinge a dire il suo nome. E così abbiamo saputo chi era. Come mai che Malco, il nome di Malco appare nel libro di Dio? Sapete, quando il nome nostro appare nel libro di Dio è importante. La maggior parte degli studiosi credono che Malco si sia convertito. E se è così, come penso anch'io che sia così, Luca, il nostro carissimo fratello Luca, scrive del suo caso e ne parla, come di una persona guarita. La sua testimonianza giunge molto dopo, forse, quasi certamente della testimonianza, dopo che Giovanni ha scritto, ma è una testimonianza di guarigione. E a me sembra, fra le righe, che questo Malco abbia voluto lui stesso parlare della sua guarigione per poter ricordare l'opera di Gesù. Quanti anni avrà avuto non lo so, ma le opere che Gesù compie rimangono scolpite nel cuore di chi le riceve. L'opera di Gesù non è un'opera passeggera. Troppo spesso la gente dimentica i miracoli che Gesù compie, ma non li dimentichiamo noi che abbiamo messo tutta la nostra fiducia in colui che non viene mai meno. Voglio concludere. Come ti trovi stasera? Qual è il tuo caso? Forse, come quest'uomo, sei stato ferito da qualcuno che non ti aspettavi. Forse qualcuno che si è dichiarato credente t'ha offeso, t'ha scandalizzato e t'ha ferito. E hai detto dentro di te, no, lascio perdere con la religione. Non si tratta di religione, si tratta di un rapporto vivo con Gesù. Lascia che Gesù ti guarisca stasera. Permetti che la sua mano ti tocchi. Come lui toccò l'orecchio di quell'uomo e lo guarì, egli vuole toccare anche il tuo cuore, la tua vita, e vuole manifestare la sua potenza guaritrice. Non c'è nessuno che può guarire come Gesù. Non c'è nessuno che può placare l'animo come Gesù. Non c'è nessuno che può assolutamente ridare serenità e pace e speranza. Perché Egli è l'unico Salvatore. Che farai stasera? Rimarrai con la tua delusione? Forse col tuo rammarico interiore, forse continuerai a dire non voglio saper nulla, oppure t'accosterai a colui che è il tuo Salvatore per dire Signore, io desidero che tu mi tocchi perché io voglio ringraziarti, voglio vivere per te. E anche se gli anni passeranno, io vorrò sempre ricordare questo fatto, che tu m'hai guarito. E la tua guarigione è una guarigione che dura per sempre. Chiniamo i nostri capi in preghiera. Signore, noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo con tutto il cuore per questa occasione di perdonarti, annunciare. C'è una parola buona, una parola di pace, di salvezza, di guarigione,
che risuona in un mondo confuso, smarrito, ferito e addolorato. Ti ringraziamo, Signore, perché quella parola ha toccato un giorno i nostri cuori e sappiamo che è ancora oggi vivente ed efficace da compiere un'opera potente in tutti coloro che la ricevono con fede. Ti ringraziamo perché tu sei unico. Aiutaci a non confonderti mai con alcun altro, Signore. Ti ringraziamo perché Gesù è anche oggi il Salvatore e il Guaritore. La nostra preghiera è che tu continui a toccare ancora tanti nell'essere interiore, Signore. Fa che quanti sono stati delusi, feriti, hanno avuto la tentazione di mollare e hanno magari detto non ne voglio sapere più nulla, stasera si possano invece piegare dinanzi a te, possano ritornare a te, Signore. Tu non offendi mai nessuno, tu non ferisci mai nessuno, tu non addolori mai nessuno, tu salvi, consoli, guarisci. Ti ringraziamo, Signore, con tutto il nostro cuore e ti preghiamo che tu ci aiuti ad essere sempre di buona testimonianza. Fa che la nostra vita parli molto più delle nostre parole, Signore. Fa che il nostro cuore, come abbiamo ascoltato, sia consacrato a te. Continua a benedire ciascuno di noi insieme alle nostre famiglie e lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.
Gesù, alleluia. Gloria al Signore, ed ora la grazia del Signor Gesù, l'amore del Padre, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con tutti noi, da ora in eterno. Amen.